Bentornati! Pensavate che urlassi, eh? Invece no! Bentornati su Talking Page e benvenuti in questo nuovo video. Altra piccola, tra virgolette, recensione, cioè una mia opinione, su uno degli ultimi libri che ho letto. Quindi cominciamo subito, non vi faccio perdere tempo, so che avete da fare le vostre cose, e quindi via! L'uccello dipinto di Jerzy Kosicki. Libro preso totalmente a caso, cioè senza una minima cognizione, senza aver mai sentito quest'autore o questo libro. Come vedete è abbastanza vintage, ne ha viste di cotte e di crude. Io però l'ho preso su e ho detto: ma chissà cosa potrà riservare di bello. Libro osannato da Arthur Miller e da Anaïs Nin addirittura, per tutte le buone ragioni che io adesso vado ad elencarvi. È un ottimo romanzo, questo lo dico anch'io, mi unisco un po' alle critiche che ci sono qui dietro, alle critiche strapositive ovviamente. Meriterebbe una copertina 100 volte migliore, sembra quasi un libro da buttare, sinceramente parlando, proprio la grafica fa pena, però è un ottimo romanzo a parte questo. Vi illustro un po' la trama, siamo nel 1939, quindi è un libro ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ci troviamo nell'Europa orientale e un bambino viene lasciato dai suoi genitori a un uomo perché lo porti in uno dei tanti villaggi dispersi nelle campagne e lo protegga dal finire nei campi di concentramento. Stiamo parlando di periodi, tempi in cui i genitori, pur di salvare i figli, potevano fare anche questo. Non è una storia completamente inventata perché davvero in quel periodo molte famiglie ebree delle grandi città scelsero questa via, cioè scelsero di affidare nelle mani di un completo estraneo, dietro compenso, i propri figli, in modo che questi estranei li nascondessero presso delle famiglie contadine sperse in qualche villaggio dove magari i tedeschi non sarebbero potuti arrivare. Il problema qui nasce, si parla di questo bambino di 6 anni, il problema nasce quando questi genitori perdono di vista, cioè non sanno più ritrovare questo sconosciuto al quale avevano affidato il bambino, e quindi si aggiunge un altro elemento che la signora alla quale era stato affidato, la contadina, muore dopo poco tempo. Stiamo parlando di zone, cioè l'Europa orientale, come ho detto prima, in cui la maggior parte della popolazione aveva i capelli chiari e gli occhi altrettanto, cioè capelli biondi, occhi azzurri. E questo bimbo purtroppo si ritrova ad avere la carnagione scura e i capelli neri, quindi sembra uno zingaro, raffigura quasi l'immagine che tutti hanno in testa del classico ebreo. Quindi potete figurarvi la vita che gli tocca fare a questo bambino. Se pensiamo anche che i contadini erano già poveri e dovevano addirittura dare quel poco che avevano ai tedeschi che si presentavano o dall'altra parte ai partigiani, abbiamo un quadro completo della situazione, di quanto piacere facesse a queste persone vedersi così tra capo e collo capitare un'altra bocca da sfamare. Questo bambino quindi, dopo che muore la persona alla quale era stato affidato, se ne va in un altro villaggio. Ovviamente gliene succedono di ogni, perché con l'aspetto che si ritrova viene picchiato, viene perseguitato. Tutti credono che porti addirittura qualche maledizione, perché stiamo parlando, qui ho scoperto una parte dell'Europa di quel tempo che praticamente si reggeva sulle superstizioni, ma di tutti i tipi, di ogni tipo, anche inventate lì per lì. Se qualcuno ti fissava troppo a lungo, semplicemente perché magari così ti trovava simpatico, poteva magari darsi che stesse lanciandoti una maledizione, per dire. Si trattava anche di un mondo molto crudele, dove la sopravvivenza la faceva da padrona, quindi pur di sopravvivere le persone erano in grado di fare di tutto. Questo bimbo quindi scampa di qua, di là, cerca di appoggiarsi a qualche persona che trova per strada, poi però quella persona o lo caccia o decide lui di scappare perché magari viene picchiato. Insomma, viene trattato come una specie di bestia. Ne passa veramente di tutti i colori. È un libro che mi ha toccato, ha lasciato un segno, devo dirlo. Questo è un romanzo
crudo, crudissimo, violento, brutale. Ci sono delle sono scene di ogni tipo di violenza su animali. Viene descritto addirittura l'invasione alla fine. Non voglio spoilerare nulla, ma alla fine c'è l'invasione di un villaggio da parte dei soldati e potete solo immaginare cosa possano fare i soldati alle donne di un villaggio, come anche agli uomini, nel senso violenza e torture di ogni tipo. Sono pagine toste da leggere, quindi se siete un po' di animo sensibile, se cercate libri che parlino della prima e della seconda guerra mondiale, romanzi, che siano un po', tra virgolette, edulcorati, ecco, andate, buttatevi più su quelli che non su questo, perché qui non c'è niente, assolutamente niente di edulcorato. E nonostante la brutalità, la violenza, veramente le cose atroci che questo bambino deve affrontare, vedere o sentire, c'è una poesia nel descrivere i boschi, nel descrivere certe volte gli animali selvatici, la natura, il suo stesso animo di bambino che, mano a mano che incontra varie personalità, vari tipi di persone, ne assorbe anche il modo di pensare, quindi anche il suo mondo interiore. Cerca di agganciarsi in qualche modo alla realtà che lo circonda. Per esempio, si aggancia a tutte le superstizioni possibili e immaginabili, quando sta a contatto con una specie di strega del villaggio, o ad esempio quando viene a contatto con un prete, sempre di campagna. Comincia a fondare tutti i suoi pensieri, tutte le sue credenze, sulla religione, sulle preghiere. E si fa illusioni di ogni tipo per venire ovviamente prontamente ogni volta disilluso e rimanere così amareggiato da ciò che vede e dalle conclusioni che ne trae. Toccante perché tragico e commovente per la poesia che ritroviamo proprio tra una pagina e l'altra in cui succedono cose veramente atroci. Non so se lo avete capito, mi è piaciuto veramente un botto e non avevo nessuna aspettativa, anzi, in rete avevo letto recensioni negative, ma forse appunto date da persone non abituate alla descrizione di certe scene. Per me è un romanzo toccante, è un romanzo che racconta forse la verità e racconta proprio la storia, secondo me, di tanti, tanti bambini che hanno fatto questa fine qui, cioè ne hanno passate di cotte e di crude mentre cercavano di sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale. È un libro che mi ha ricordato due film, prima di tutto L'Impero del Sole, perché anche lì a quel ragazzino, che tra l'altro è un Christian Bale, credo preadolescente, di una bravura stratosferica, sarete d'accordo con me, e anche lui nel film deve affrontare tante di quelle cose brutte che alla fine perde quasi la sanità mentale. Non so se ricordate, alla fine del film non riconosce neanche i genitori per un attimo. Mi ha ricordato anche un altro film estremamente bello a livello visivo, In compagnia dei lupi. Non so se qualcuno di voi l'ha visto, se non l'avete visto andate a prenderlo da qualche parte e guardatelo, perché anche lì c'è una bambina persa nei boschi che deve sopravvivere durante tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale e instaura un rapporto magnifico con dei lupi. Ma le immagini di quel film sono proprio da National Geographic. Il rapporto poi tra la bambina, gli animali e la natura è di una poesia che levati. Ecco, questo libro mi ha ricordato esattamente questi due film, è un po' un mix, quindi va assolutamente riscoperto questo romanzo. Se non l'avete in wishlist, mettetelo. Ovviamente vi ho avvisato, è molto crudo, ma la poesia che vi aspetta tra queste pagine vale veramente la pena di essere scoperta e goduta. Io poi, curiosa come sono andata a cercarmi un po' la biografia di questo scrittore e ho scoperto che lui è proprio figlio di una famiglia polacca sopravvissuta all'Olocausto. E come sopravvissero? Nascondendosi per l'appunto nei piccoli villaggi dei contadini. Ricordiamoci che a quei tempi i tedeschi punivano chi nascondeva famiglie ebree non solo sterminando la famiglia che li proteggeva, ma molte volte, molto spesso, il 90% delle volte, anche sterminando l'intero villaggio, giusto per far capire l'antifona e la follia
regnava sovrana. Questo scrittore, che sopravvisse così da bambino alla Seconda Guerra Mondiale, poi si riscattò alla grande perché finì gli studi, fece una gran carriera a livello universitario e alla fine poi ottenne il successo con la scrittura. Poi se andate a leggere qui, addirittura con uno dei suoi romanzi, Passi, che io penso che andrò a recuperare, ha vinto il National Book Award, quindi non è bau bau micio micio, questo scrittore qui di cui io non sapevo nulla, mea culpa. Adesso ho imparato una cosa nuova, ho conosciuto uno scrittore nuovo ed è emozionante da morire, anche perché ha una scrittura che io adoro e adoro come racconta le cose, come sa raccontare le cose, perché da una parte sembra che ti dia uno schiaffo con delle scene crudissime e dall'altra invece poi ti fa venire gli occhi a cuoricino perché diventa di un poetico che ti scioglie l'anima. Addirittura ha anche lavorato per il cinema e da un suo romanzo, Presenze, lui ha scritto anche la sceneggiatura di questo suo romanzo e il film si intitolava Oltre il giardino ed è stato candidato al Golden Globe. Io questo Oltre il giardino non so se l'ho visto o devo andare a recuperarlo, sicuramente andrò a recuperarlo se non l'ho visto. Quindi ecco, in barba ai tedeschi, in barba a quel periodo storico che l'avrebbe magari voluto morto, si è ripigliato alla grande, però purtroppo devo chiudere con una nota dolente perché poi verso la mezza età si è purtroppo tolto la vita, cocktail di barbiturici e alcol e per stare più sicuro si è messo anche un sacchetto in testa e il biglietto d'addio che ha lasciato è oltremodo agghiacciante, ma anche lì di una bellezza letteraria. Cosa c'era scritto in quel biglietto? Dormirò un po' più a lungo di quanto si dovrebbe. Chiamatela eternità. Qui io la concludo purtroppo con questa nota dolente riguardo questo scrittore che si è conquistato tutta la mia stima con questo libro, che ripeto, non mi aspettavo assolutamente nulla da questo romanzo e sono contentissima di aver ascoltato un po' il mio istinto e di averlo preso e di averlo letto. Io qui la finisco, vi ho rotto le scatole fin troppo con questo scrittore, ma spero che siate stati contenti di aver scoperto questo romanzo con me. Vi ringrazio di aver guardato questo video e vi aspetto come sempre alla prossima. Ciao bella gente!